Qui Andrea Cuomo dalla redazione di Radio Vostok, in collegamento con Patrizia Cecconi, presidente dell'associazione Oltre il Mare, in diretta da Gaza. Ciao Patrizia. Buona Ciao Andrea, buona serata. serata a te. Allora, Raccontaci tutto, sì. vi racconto di ieri e di oggi. Dunque, ieri è stata una giornata dedicata all'ospedale Jenin di Gaza, del quartiere di Shujaia, o Shujaia, dipende dal luogo, la pronuncia. L'accento cambia 4 chilometri più su o più in giù. Comunque, Shujaia è il posto dove Israele si è particolarmente dilettato nell'ultima aggressione, quella del 2014, e l'ospedale Jenin è il nome di una città, però l'ospedale porta questo nome. L'ospedale Jenin di Gaza, appunto di questa zona vicino Gaza, che si chiama Shujaia, è un piccolo ospedale dove l'associazione Sunshine for Palestine, di cui mi onoro di far parte, e non è presieduta da me, è presieduta da Barbara Capone, e qui l'anima, diciamo, di Sunshine for Palestine è l'ingegnere Haitham Ghanem, che è quello che ha montato i pannelli solari. Allora sono andata a visitare l'ospedale Jenin, che è il primo ospedale, benché piccolo, che ha l'impianto fotovoltaico. Non è una scelta soltanto di natura ambientalista questa, che comunque sarebbe una cosa ottima, è una scelta direi obbligata se non si vuole far morire la gente, perché Israele lascia 4 ore di energia elettrica al giorno, per cui o si hanno i generatori, ma Israele non sempre fa passare il gasolio e di conseguenza anche il generatore diciamo è limitato. Oppure si può morire semplicemente perché in sala operatoria all'improvviso manca l'energia elettrica o perché le incubatrici vengono private di energia elettrica e quindi i bimbi che ci stanno dentro non riescono a sopravvivere. Quindi questo piccolo ospedale, che è totalmente alimentato a pannelli fotovoltaici, è in qualche modo uno dei miracoli che si verificano da queste parti. E il miracolo prodotto grazie a Sunshine for Palestine, che peraltro adesso tra una quindicina di giorni farà un altro concerto a Roma per raccogliere fondi per un'altra iniziativa di Gaza, su Gaza, di cui però vi parlerò in un altro momento. Niente, perché vi parlo dell'ospedale Jenin? E perché andare là e vedere una serie di piccole contraddizioni, no? Come quelle che si vedono sempre qua e che servono a rompere il pregiudizio, piccole contraddizioni che poi vedrai nelle foto, come per esempio la dottoressa che ci ha accolto portava dei tacchi a spillo vertiginosissimi, non riesco a capire come facesse a camminarci perché penso avessero non meno di 15 centimetri, e pantaloni attillati e ovviamente hijab. Accanto a lei c'era una signora con il niqab, quindi coperta dalla testa ai piedi, soltanto con gli occhi, così, che si vedono semplicemente perché servono per vedere. Ecco, questo fa parte di quelle cose che qui a Gaza si vedono, ma non ne parla mai nessuno, perché ci tengono molto a mostrare la parte più negativa, cioè quella di un certo integralismo religioso e così via. C'è, ma c'è anche altro. E comunque, quello che invece voglio dire dell'ospedale Jenin è intanto appunto questa meraviglia dovuta al fatto che riesce a funzionare tutto il giorno con l'energia solare, perché Israele, nonostante possa fare tante cose, non è riuscita ancora a spegnere il sole, quindi Gaza ancora ha il sole e su quello può lavorare. E quando sono salita sul terrazzo ho visto che uno dei pannelli era incrinato, sembrava avesse avuto un colpo, e infatti aveva avuto un colpo di una bomba che al pannello ha fatto soltanto un danno minimo, infatti è seguito a funzionare, ma purtroppo ha ucciso Abu Hamza, un autista di ambulanza che lavorava da oltre 20 anni presso questo ospedale e che era molto amato da tutti, perché tu sai che gli autisti delle ambulanze a Gaza sono veramente degli eroi, come lo sono quelli che stanno nell'ambulanza come personale sanitario, medico o paramedico.
E tu sai che durante le aggressioni israeliane sia Piombo Fuso sia come si chiama? Colonna, non mi ricordo più come l'hanno chiamata, quella del 2012, sia l'ultimo margine protettivo, le ambulanze sono sempre prese di mira e a volte schiacciate con i carri armati e comunque chi ci sta dentro può immaginare la fine che fa. Quindi essere un conducente di ambulanza, è un lavoro da eroi in qualche momento. E lui, poverino, è stato ucciso da questa bomba che ha colpito un pannello e colpito anche lui, che purtroppo è finito come è finito. Ho visto che però nelle sale, anche in quella del direttore dell'ospedale, insomma nelle sale dell'ospedale in genere, e ci sono i quadri con il suo ritratto, quindi una cosa che non si dimentica. Perché mi colpisce? Perché noi diremmo era un semplice autista. E questo significa che il semplice autista è un essere umano utile, utilissimo agli altri uomini, quindi con tutta la sua dignità di umano, e infatti non si dimentica. Abu Hamza si chiamava. E un'altra delle cose che mi ha colpito a livello così, sempre un po' di osservazione sociologica, in modo particolare è stata uno studio del dottor Rafik, dove vedo che ci sono sei sedie davanti alla sua scrivania e chiedo il motivo di queste sei sedie, perché normalmente ce n'è una e qualche volta due, noi non ne abbiamo mai di più. E lui tranquillo mi risponde, persona peraltro molto simpatica. Mi risponde, certo, noi facciamo entrare tutta la famiglia, c'è mica perché teniamo soltanto il malato poveretto da solo. Io questa cosa l'avevo vista soltanto in un altro posto, così nel cuore dell'Europa, l'avevo vista in Svizzera, quindi figurati. E questa cosa mi ha colpito perché è ancora un segno di umanità che qualche volta ci sfugge. Quindi, sai, poi tra l'altro ho una storia personale. Cioè, mio padre è morto, ucciso dalla malasanità parecchi anni fa ormai, e è morto solo come un cane, con mia madre fuori dalla porta, noi che non potevamo entrare, 13 ore di agonia da solo, perché i medici avevano stabilito che lui comunque doveva stare da solo e nessuno poteva entrare e stava morendo. Allora, vedere uno studio medico con sei sedie, perché è giusto che il malato abbia accanto a sé i suoi familiari se vuole, mi sembra una prova di civiltà così alta, ma così alta che anche se non è scritta, no? Che credo vada assolutamente fatta notare. Comunque, andiamo avanti, diciamo che mi faccio un po' il giro di tutte le sale, parlo con le varie persone, parlo con i vari medici. Trovo un'accoglienza splendida, vedo che le persone che sono lì per essere curate sembrano abbastanza serene, quindi insomma diciamo che la situazione mi è sembrata ottima. Di questo farò un report e ne parlerò meglio. E invece voglio passare alla giornata di oggi. Oggi sono andata a Rafah, ai confini con l'Egitto. Avevo un compito, un piccolo compito, diciamo, così, da svolgere per conto di un'associazione, non la mia, e neanche un'associazione di cui faccio parte, ma un'associazione amica, Rete Radia Resh, e mi avevano chiesto il favore già dall'Italia di venire a vedere come funzionavano le cose che avevano fatto, se c'era bisogno di altro, sentire le testimonianze delle persone beneficiate da una serie di forme di solidarietà attiva e così via. E beh, io vi voglio raccontare solo due piccole cose, e che poi piccole non sono, no? Io le chiamo sempre piccole, perché così per non dargli troppa importanza, ma poi quando le metti tutte insieme ti accorgi che l'importanza ce l'hanno tanta. Allora, una è quella del primo contadino che ho incontrato. Dunque, intanto mi sono venuti a prendere i due volontari che lavorano in questo centro di agricoltura organica, che sono peraltro un ingegnere e un laureato nell'equivalente di economia e commercio, perché qui sai che se ne dica, di laureati ce ne stanno veramente tanti, perché la cultura è molto importante qui. E loro due comunque fanno anche volontari in questa associazione, qui sono venuti a prendermi, la gentilezza massima, non te lo sto a raccontare che mi ripeto, tanto è sempre insomma un'accoglienza splendida. Poi
L'unico difetto di questa accoglienza è che mi fanno mettere su 10 kg, insomma, con le loro offerte di cibo. Però, a parte questo aspetto, mi hanno illustrato la situazione, mi hanno fatto vedere queste enormi serre che sono state costruite e che danno lavoro a molta gente. E mi hanno fatto vedere i campi, appunto, come sono coltivati. Ovviamente stiamo sempre a rischio perché quando Israele decide che là deve fare un'incursione, distrugge tutto, no? E lo decide quando vuole, perché si sa, gli eletti del Signore fanno quello che vogliono. E comunque questi seguono tutti a lavorare senza spegnere la speranza. E il contadino che ho conosciuto stamattina, uno insomma di quelli che ho conosciuto, così è stato gentile a prestarsi a rispondere alle mie domande. E quindi scopro che ha 8 figli, che è normale qui, e questo è il più piccino di questi figli ha 9 anni, il più grande ne ha 24, e tutti lavorano nei campi, una figlia e 7 figli, tutti lavorano nei campi, tutti gli danno una mano e tutti vanno a scuola o all'università. La figlia si sta laureando in psicologia e gli altri ragazzi fanno l'equivalente del nostro liceo. E quindi c'è questa spinta a, nonostante una estrema povertà da questa parte della striscia di Gaza, ma c'è questa spinta ad andare avanti nello studio. E qui le università costano, purtroppo sono pochissime quelle governative e quindi insomma che non si pagano, costano e queste famiglie si tassano in tutti i modi, come ho già raccontato in un'altra esperienza, per far studiare i loro figli. E questo mi sembra una cosa veramente splendida. L'altra cosa è che questo contadino ha fatto una serie di corsi di formazione, per cui lui ora è anche un formatore di agricoltura biologica o organica, come viene chiamata qui, e mi ha portato a vedere, a spiegare in che modo si deve fare o si deve non fare certe cose. E mi ha fatto notare un cumulo di patate che erano là per essere piantate. E mi ho chiesto dove venissero, se fossero patate di Gaza oppure no, e mi ha detto no, sono patate che ci vengono dall'Olanda, siamo riusciti ad averle, eccetera, però diventeranno patate di Gaza, nel senso che non le compreremo più, ma ne faremo parte semente e parte utilizzo alimentare, perché la nostra intenzione è renderci autonomi. E questo mi sembra che sia molto importante, e importante anche il fatto di tentare di dare una mano all'ambiente, perché qui dal punto di vista della cultura ambientale non ce n'è ancora molto. E l'altra situazione invece è che voglio raccontarti o raccontare a chi ha la pazienza di ascoltarmi, potrebbe sembrare quasi da libro cuore, invece è vissuta come normale. Dunque, io sono andata a vedere queste varie famiglie che hanno avuto delle pecore, semplicemente due pecorelle, con le quali riescono a sopravvivere, sia per la lana, sia per il latte e sia perché poi vendono gli agnellini. E certo, non è che insomma, si nutrano, come dire, banchetti nostri che champagne, però insomma sopravvivono in questo modo. E in una di queste famiglie c'era un'infinità di bambini e di ragazze. C'erano 3 o 4 ragazze intorno ai 20 anni più o meno, e poi tanti bambini maschi e femmine di età diverse. E quindi mi raccontano un pochino la loro storia, tutte queste belle cose, e a un certo punto scopro che una delle ragazze non è parente, non è figlia, non è nipote, non è cugina di nessuno della famiglia, ma è come fosse una figlia. E chiedo come mai, è strana questa cosa che viva là così. Beh, molto semplicemente è che durante Margine Protettivo la sua famiglia è stata completamente sterminata e la casa vicina, era rimasta solo questa ragazza. E quindi che cosa ha fatto la famiglia accanto? Beh, dove ci stanno 10 figli ci può stare anche l'11º. E quindi hanno accolto la ragazza che vive regolarmente con loro come gli altri figli. La cosa impressionante è che questa ragazza, che non ha nessuna forma di sostentamento, se non appunto il lavorare anche lei insieme agli altri quando può, così nei campi, questa ragazza va all'università. E la famiglia che l'ha in qualche modo adottata, e che è una famiglia poverissima,
le consente di seguitare ad andare all'università, puoi immaginare con quanti sacrifici e quante difficoltà. Questo è il feroce popolo di Gaza che viene comunemente presentato come popolo dei terroristi. Va bene? Se vuoi sapere altro, come testimonianze dirette, possiamo ancora andare avanti con qualche altra testimonianza. Se invece vogliamo fermarci, e magari se hai qualche domanda da farmi, ti rispondo volentieri, e forse è meglio, forse non annoiamo gli ascoltatori, non lo so, dimmi tu. Guarda, Patrizia, sento in Sento eco. in eco. Pronto? Pronto? Sì, ora ti sento, scusami, mi è saltata la tua voce, non so se è un problema mio di rete o tuo. No, no, Mi sta no, no. picciando? Mi sento un po' in eco. Ah, Ok. ci Nulla. fermiamo allora. No, no, e volevo sicuramente ancora sapere, anzi, proporre questa domanda di frizione e proporla ai nostri ascoltatori su per quale ragione non esce fuori dai confini di Gaza o esce fuori ma in maniera piuttosto moderata, anzi quasi invisibile, questa capacità del popolo palestinese di resistenza, di rinascita, anche, anzi soprattutto all'avanguardia non solo di umanità, ma come prima accennavi, all'avanguardia nel senso energie alternative, agricoltura biologica e studio universitario. Sì, perché non esce? Beh, sempre perché c'è una narrazione vincente, che è appunto quella dominante, che nel caso specifico è la narrazione sionista, che viene regolarmente ripetuta con effetto moltiplicatore. Beh, credo che l'unica minima, chiamiamola importanza di questi report miei e degli altri che fanno le stesse cose, è proprio quella di riuscire a rompere questo muro di pregiudizio, dando indicazioni precise di quello che succede, di quello che è. Tra l'altro, io non sono mai troppo benevola, credo che te ne sarai accorto, ogni tanto c'è qualche critica pesante, cioè mi sembra insomma che l'onestà intellettuale sia fondamentale. Quindi, ecco, come non mi piace sentirmi dire regolarmente oh, povera gente, povera gente, ci stanno anche dei mascalzoni tra la povera gente, e comunque non è povera gente perché è gente dignitosa. Quindi non, ecco, però la difficoltà di far emergere questo è dovuta al fatto che in realtà noi quali mezzi abbiamo? Le radio private, i giornali online che sono poi sostanzialmente legati al nostro giro, e abbiamo molte poche possibilità di andare invece su quei canali che sono quelli che formano l'opinione. Questa è la verità. Cioè, io non potrei fare mai una trasmissione come questa, raccontando giorno per giorno queste cose che ne so, alle 8 di sera su un normale canale televisivo, perché sarebbe fastidioso, forse sarebbe noioso, non so, forse non farebbe audience, non ti so dire. Però ecco, il fatto è che darebbe sicuramente molto molto fastidio ai sionisti nostrani, che sono tanti, a partire dal tuo presidente del consiglio, tuo, mio, insomma, nostro, loro, di chi lo vuole. Ecco, quindi perché? Perché la verità, diceva Lenin, è rivoluzionaria. Io non lo so se è rivoluzionaria, però sicuramente dà molto fastidio. E quindi è bene non dirla. Allora noi ce la diciamo sperando che le nostre voci possano avere un eco e vadano oltre il recinto degli attivisti. Certo, e questo poi apre anche un orizzonte riflessivo su quanto l'Italia abbia le mani in pasta Certo. rispetto a degli argomenti e allora non partecipa al discorso di resistenza, al discorso umanitario, non umanitario, filosofico, umanistico di Sì. questi territori, Sì, culturale di infatti questi l'Italia, territori. sai che cosa fa? Quando deve, l'Italia, parlo delle istituzioni, quando agisce rispetto alla Palestina lo fa a livello di buonismo, quello di vedi quanto sono bravo io che ti faccio l'elemosina.
Invece l'unica vera, come dire, scelta politica in senso, con la P maiuscola, in senso alto, politica seria, sarebbe quella di rompere ogni relazione con uno Stato criminale come quello di Israele. Questo l'Italia non solo non lo fa, ma supporta lo Stato di Israele. Quindi noi, anche se non ci piace, anche se non lo vogliamo, siamo indirettamente, in quanto cittadini italiani, complici dello Stato di Israele. L'unica cosa che possiamo fare è quella di dissociarci. Non, queste cose non ci appartengono e lottiamo contro. Però, in quanto cittadini italiani, siamo complici dello Stato di Israele e dei suoi crimini. Questa è l'Italia. È del nostro Stato che se ne frega del diritto internazionale e che chiude accordi su accordi illegali Certo. E con lo questo va Stato di anche Israele. oltre il discorso Israele, eh? Questo, non ci facciamo mancare niente da questo punto di vista, però per restare al discorso Israele-Palestina, certo, brucia completamente nei fatti quello che è il dettato del diritto internazionale. Così è un fatto questo. E vabbè, noi come società civile dobbiamo fare quello che possiamo, anche se è pochissimo, io ho sentito sempre ripetere che anche dal punto di vista della matematica, il pochissimo, pochissimo, pochissimo è comunque infinitamente lontano dal nulla. E quindi facciamo il nostro pochissimo e speriamo almeno di essere un ostacolo nell'ingranaggio. Ok? Goccia dopo goccia traboccherà il vaso. Speriamo. Allora, Andrea, ci sentiamo nei prossimi giorni, non domani, ma insomma tra qualche giorno, va bene? Ti Domani ringrazio. abbiamo un po' di impegni, sia io che te, e quindi non sarà possibile il collegamento, credo. Va bene? Un saluto a te e ai nostri radioascoltatori.